Recensione di Sunset Riders per Mega Drive. Una copertina ben disegnata illustra più o meno tutti gli elementi più importanti del gioco, ma in questo caso le armi in copertina furono vittime di una censura. Ecco qui la versione europea e le armi sono sparite. Strano perché poi nel gioco le armi ci sono. Boh, misteri della censura. Sunset Rider è un run and gun per uno o due giocatori a tema Far West, in cui si può decidere di impersonare un cacciatore di taglie. Possiamo scegliere fra Billy Cool e Cormano Wild. I due personaggi si controllano nello stesso modo, ma c'è una leggera differenza nelle armi utilizzate. Stiamo guardando Cormano Wild che utilizza dei fucili. Ha praticamente un raggio di azione più ampio ma una minore potenza. Al contrario, Billy Cool utilizza dei revolver che hanno una potenza maggiore ma un raggio d'azione inferiore. Lungo il corso dell'avventura si possono raccogliere due power-up per l'arma. Uno aumenta la potenza dei nostri colpi e l'altro ci regalerà una seconda arma, quindi un secondo revolver o un secondo fucile. In questo modo amplieremo ulteriormente il nostro raggio di azione. È possibile sparare in 8 direzioni diverse, si può saltare o saltare al piano di sopra. È possibile anche eseguire delle scivolate a terra per muoversi velocemente da una parte o dall'altra. Ed è possibile anche entrare in alcuni saloon, al cui interno troveremo delle ragazze molto affettuose, molto altruiste, che ci regaleranno dei power up. In alternativa possiamo anche trovare dei ladri che, se colpiti, lasceranno cadere dei power up. Ovviamente lo scopo del gioco è eliminare più nemici possibili, restando in vita e arrivando alla fine dello schema. Sono presenti in totale 4 schemi composti da 2 stage ognuno. In un primo stage salveremo una fanciulla in pericolo, come in questo caso, e nel secondo stage, alla fine, invece di salvarla da Damigella, ci sarà il boss. Se durante un normale livello raccoglieremo una stella particolare, avremo poi diritto a giocare un livello bonus. Nel livello bonus si cavalca un cavallo che insegue un carro. Dal carro una donna ci lancia dei bonus. Non esiste una barra di energia e basta essere colpiti una volta per perdere una vita. Infine è possibile anche partecipare ad una modalità a due giocatori versus, in cui i due giocatori si sfidano sparandosi a vicenda. In questo caso è presente una sorta di barra di energia ed ogni tanto passa un rapace che, se colpito, fa cadere un cuoricino che ripristina l'energia. Ovviamente vince il giocatore che elimina per primo tutta l'energia dell'avversario. Com'è la grafica di Sunset Riders su Mega Drive? Beh, è un downgrade rispetto all'arcade, perché Sunset Riders è la conversione dell'omonimo arcade. Però tutto sommato è una buona grafica. L'ho trovata sufficientemente colorata, con degli sprite davvero ben particolareggiati. Magari le animazioni non sono proprio il massimo della vita, ma comunque la scena che si presenta in video davanti al giocatore è, secondo me, apprezzabile. Di qualità anche gli scenari, anche se questa qualità non è costante ma altalenante. E io farei notare anche una discreta presenza di strati di parallasse. Purtroppo la varietà non è il suo punto forte, in quanto l'arcade aveva 8 schemi, tutti con ambientazioni diverse, mentre su Mega Drive le ambientazioni sono 4, anche se i livelli sono 8, visto che ogni schema è composto da 2 stage. Il sonoro
anche per quanto riguarda il reparto audio, questa conversione per Mega Drive è parecchio meno varia di quanto visto nell'originale arcade. Comunque, le musiche, secondo me, sono state davvero riprodotte in un modo fantastico, considerate le capacità tecniche del Mega Drive. Purtroppo, invece, gli effetti sonori sono davvero scarsi. Un pochino tutti i rumori che si possono ascoltare sono di scarsa qualità. E poi, rispetto al coin-op, mancano diverse frasi pronunciate dai vari personaggi, che qui vengono sostituite spesso da alcuni fumetti, e quelle poche frasi che ci sono grattano nel pieno stile del Mega Drive. Peccato. La giocabilità. Dunque, io ho appena finito la versione arcade e anche quella per Mega Drive, e non vi nascondo che ho voglia di provare anche la versione per Super Nintendo per apprezzarne differenze e similitudini. Ho letto diverse lamentele per quanto riguarda questa versione per Mega Drive, perché effettivamente presenta un notevole taglio di quelli che sono i contenuti del titolo originale, e questo è dovuto soprattutto alla scelta del taglio della cartuccia, cioè hanno scelto una cartuccia da soli 4 mega, quindi 512k. È una grandezza di memoria davvero troppo limitata per poter convertire un titolo del genere. Avrebbero fatto meglio, a mio avviso, a scegliere almeno una bella cartuccia da 8 mega. E lì sarebbe stato un altro discorso. E così, con una cartuccia da 4 mega hanno tagliato metà dei livelli e anche metà dei personaggi, perché nell'arcade si potevano scegliere 4 personaggi. Addirittura nell'arcade si poteva giocare fino a 4 contemporaneamente. Beh, non chiedevo alla versione per Mega Drive di giocare fino in 4 contemporaneamente, ma almeno di lasciare la scelta fra 4 protagonisti, quello era possibile. I programmatori hanno cercato di porre parziale rimedio a questa mancanza inserendo 2 stage per ogni schema. Il risultato è comunque un titolo più breve dell'originale. Poi i programmatori hanno inserito questa modalità versus, molto carina, che credo sia esclusiva per la versione per Mega Drive, e dei livelli bonus diversi. Nell'arcade era una specie di visuale in prima persona, in cui sparare in 8 direzioni diverse, in 8 posizioni diverse, mentre qua su Mega Drive si insegue un carretto cavalcando un cavallo. Però, giocando, io mi sono divertito tantissimo. Si sente la mancanza di varietà rispetto al coin-op. Si avverte ovviamente una minor cura tecnica, quindi grafica e sonoro non sono belli come l'arcade, ma dalla mano la giocabilità è comunque molto alta. Più o meno è la stessa cosa del coin-op. Anzi, vi dirò, il coin-op tende ad avere livelli brevi e tutto sommato abbastanza facili, e boss difficili, molto difficili. Diciamo che nell'arcade sono soltanto gli ultimi 2 o 3 schemi a essere davvero difficili, mentre su Mega Drive abbiamo dei livelli più lunghi e anche un pochino più difficili, e boss mediamente più facili. Per esempio, questo indiano qui su Mega Drive è possibile colpire le sue armi con le nostre, mentre nell'arcade no. Insomma, io lo ho trovato davvero un gioco molto bello. Non è ai livelli del coin-op, e questo è dovuto soprattutto alla grandezza della cartuccia, ridicolo. Non ho capito perché abbiano scelto questo, volevano guadagnare troppo o volevano risparmiare, non lo so. Oppure avevano in casa tante memorie da 4 mega, ha detto ciao dai, mettiamoci dentro Sunset Rider così li finiamo. Non lo so, perché non ha tanto senso utilizzare 4 mega per convertire Sunset Rider.
ma i controlli sono praticamente perfetti, lo stile di gioco è lo stesso. Questi cani onestamente non me li ricordo sul coin-op. È bellissimo riuscire a evitare i colpi, perché non è assolutamente un gioco facile. Qui su Mega Drive abbiamo anche 3 livelli diversi di difficoltà. E la scivolata è davvero un'implementazione strategica utilizzabile soprattutto con l'ultimo boss, ma non solo. Il fatto di poter salire al piano di sopra e scendere al piano di sotto mi ha ricordato un pochino Shinobi, anche se Shinobi è diverso perché lì è quasi un davanti e un dietro. Però a me è comunque piaciuta questa caratteristica. I nemici arrivano in continuazione regalando un alto divertimento. La longevità non è proprio il suo punto forte, perché il titolo è addirittura più breve dell'arcade, siamo intorno più o meno, ragazzi, più o meno ai 20 minuti, o poco più. Però ci sono 3 livelli di difficoltà con finali leggermente diversi e c'è la modalità versus e si può giocare in 2. Io, per carità, pur sostenendo che la longevità non è il suo punto forte, considerando che comunque è un arcade, io promuoverei anche la longevità. Le mie considerazioni finali. Prima di tutto vi devo avvisare che io ho sempre apprezzato i videogiochi o i film ambientati nel Far West. Da bambino mi divertivo a fare le voci dei cowboy, tipo: "Hey Gringo, sei forse tu parente di John Wayne?" Oppure: "Qui tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo tra noi." Ok, la smetto. Niente, le mie considerazioni finali sono che questo titolo ha deluso molti perché è stato realizzato su una cartuccia da 4 mega e quindi la conversione ha dovuto subire delle restrizioni obiettivamente pesanti, ma che limitano soltanto la longevità e rendono il gioco meno bello dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista della varietà, perché chiaramente il gioco è meno vario, ma dal punto di vista della giocabilità io ho trovato un gioco che non è inferiore assolutamente alla versione arcade. Per me questo è davvero un bel gioco. Anche io rimango un po' deluso del fatto che mancano degli schemi, del fatto che la grafica, anche se è comunque abbastanza colorata e dettagliata, con una bella cartuccia da 8 mega poteva essere davvero migliore. Però per me è un bel gioco. So che stanno realizzando, sempre per Mega Drive, una versione riveduta e corretta, anche se non si sa quando e se mai vedrà la luce. Noi stiamo parlando della versione originale, e la versione originale è questa. Se proprio proprio volete una conversione fedele al coin-op, questo titolo vi deluderà. Se invece volete soltanto un bel run and gun a tema Far West, questo è davvero un bel prodotto. Non un capolavoro, ma un bel, bel prodotto. Vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale supportano il mio lavoro e che all'interno del mio canale trovate una playlist dedicata alle recensioni per i videogiochi del Sega Mega Drive.